Oggi chissà cosa accadrà, dove si andrà, chi ci sarà. Con l'allegria e fantasia, chi te che sono qua, forza amicetti Simba. La valle dei dinosauri. A che cosa vuoi giocare oggi, Kit? Non lo so, guardiamo nella scatola. Guarda, un dinosauro giocattolo. Perché non andiamo a cercare dei veri dinosauri? Sì, nella valle dei dinosauri. Forza amicetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola magica e partirono per la loro avventura nella valle dei dinosauri. E mentre ammiravano i meravigliosi fiori della valle, d'un tratto sentirono qualcuno che piangeva. Guarda, è un cucciolo di dinosauro! Ciao, che ti è successo? Oggi è la giornata della mamma e io non ho preparato proprio nulla da regalare alla mia. E lei sarà qui a momenti per il nostro picnic. A lei piacciono i fiori? Li adora! Questo giardino è il suo posto preferito al mondo! Dice che stare qui è come stare seduti in un enorme bouquet! Allora perché non le facciamo un bouquet con questi bei fiori? Che bella idea! Perfetto! Prendiamo un po' di questi fiori gialli! Guarda, Kate! Non è bellissimo? Certo! Ma non sarebbe più bello con qualche fiore in più? Hai ragione! Aggiungiamo i fiori blu! Alla tua mamma piaceranno un sacco! Facciamolo allora! Che bello! Ma lo sarebbe ancora di più se aggiungessimo qualche fiore rosso! Sì! Il giardino di fiori è rovinato! Sono sicuro che la mia mamma si arrabbierà tantissimo! Come faremo a fare il picnic adesso? Ah, ho capito! Rimettiamo qualche fiore al suo posto! Visto? Ora è come nuovo! Oh! Eh? Oh no! Ecco la mamma! Dobbiamo scappare! Oh! Il mio giardino! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Perché stai piangendo, piccolo dinosauro? Oggi è la giornata della mamma, ma non aveva niente da regalare alla sua. Così abbiamo pensato di cogliere dei fiori dal giardino. Ma che bellissima idea! E dov'è questo giardino? Eccolo qui. Questo? Ma io non vedo neanche un fiore qui. Non ce ne sono più, perché li abbiamo colti tutti. E come mai l'avete fatto? Ecco, all'inizio avevamo fatto un mazzetto, ma poi abbiamo pensato di aggiungerci altri fiori. E perché mai? Per farlo più bello, ma ora il giardino è bruttissimo. Aspettate, ora ho capito. Un mazzo di fiori grande sarà anche più bello di uno piccolo. Ma cogliere tutti i fiori fa sembrare il giardino molto, molto più brutto. È vero, se prendi più di quanto ti serve, poi non resterà più niente da godersi per dopo. Grazie, papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate, ma questa volta prenderemo soltanto i fiori che ci servono. Così il dinosauro avrà sia un regalo per la sua mamma, sia un bellissimo posto per festeggiare insieme a lei. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate partirono di nuovo per la loro avventura coi dinosauri. Ma questa volta, quando colsero i fiori, si assicurarono di non prenderne troppi. Uno, due, tre! Perfetto! Oh? Ecco la mia mamma! Buona giornata della mamma! Vi ringrazio! Mamma, questi sono i miei nuovi amici, Kit e Kate! Molto piacere! Piacere mio! Abbiamo un regalo per te! Forza, Kate! Taglielo! Le abbiamo colte dei fiori, ma non troppi! Oh, sono adorabili! E col giardino ancora pieno di bellissimi fiori, Kit, Kate e il dinosauro si sentirono parte di un magnifico e coloratissimo bouquet. Micetti, musicisti. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, Kit, una chitarra!
e anche un violino. Suoneremo dal vivo in un concerto molto bello. Sì, un concerto di musica country. Forza amicetti, si va! Kit e Kate con i loro strumenti corsero in un grande e bellissimo ranch. Sembrava proprio il posto perfetto per il loro concerto. Buongiorno amicetti, che posso fare per voi? Vorremmo fare un concerto nel suo fianile stasera. Saremo noi a suonare. Ma certo! Dentro troverete carta e pennelli. Perché non disegnate un'insegna per far sapere a tutti del concerto? Che bella idea! Grazie signora! Forza, Kit! Andiamo a fare quell'insegna! Sono sicuro che tutti quanti verranno al concerto quando vedranno la nostra insegna. Kit e Kate cominciarono a disegnare il loro striscione. Erano così emozionati per il loro concerto che non si accorsero di avere dei visitatori. Tutto a posto oggi, amica Mucca? Io dico che ha fame. Ehi, so! Non puoi mangiare i nostri pennelli, ci servono per lo striscione. Ehi, smettila subito! Quelli sono i nostri strumenti, ci servono per il concerto! Deve essere un amante della musica. A tavola! Il pranzo è pronto! Che bello! Ho una fame da lupi! Anche io! Kit e Kate corsero dentro per il pranzo. Il cibo era talmente squisito che nemmeno si accorsero di cosa stava succedendo fuori. Grazie per il pranzo! Forza, Kate! Abbiamo del lavoro da fare! Oh no! Lo striscione è rovinato! E anche i pennelli sono scomparsi nel nulla! Deve essere stata quella mucca affamata! E va bene, faremo il concerto senza l'insegna. Kate, è scomparso anche il violino! Quel topo! L'ha portato sottoterra! Guarda qua! Deve averla pestata la mucca! Che disastro di concerto! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Salve, micetti! Come mai quei musilunghi? Non possiamo tenere il nostro concerto! Che è successo? Stavamo dipingendo l'insegna, ma era l'ora di pranzo. Così siamo corsi dentro. Ma mentre mangiavamo, ha piovuto e l'insegna si è rovinata. Oh, beh, ma almeno avete ancora gli strumenti, no? No, non più. Li hanno rovinati gli animali. Deve esserci qualcosa che avreste potuto fare per evitare che le vostre cose si rovinassero. No, perché la pioggia non potevamo fermarla. E nemmeno quei fastidiosi animali! Ehi! Ora ho capito! È vero che non puoi fermare né la pioggia né gli animali! Ma puoi mettere le tue cose al riparo in un posto sicuro! Grazie papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate! Ma stavolta metteremo le nostre cose al riparo dalla pioggia! O da chi le pesta! O da chi le mangia! O da chi le ruba! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate presero i loro strumenti e ripartirono per la loro avventura da musicisti. Ma stavolta, quando fu ora di pranzo... A tavola! Il pranzo è pronto! Arriviamo subito! Dobbiamo mettere tutte le nostre cose al sicuro! Guarda, Kate! Piove a dirotto fuori! Meno male abbiamo messo tutto al coperto! Non appena finì di piovere, Kit e Kate completarono la loro insegna e la presero ben visibile a tutti quanti. E quando arrivò la sera, i due micetti si esibirono in un concerto strappa applausi. La mappa del tesoro. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, cappelli da pirati! È una mappa del tesoro! Andiamo alla ricerca del forziere! Sì! Il forziere del tesoro nascosto! Pieno di oro e di gioielli! Forza, amicetti! Si va! Kit e Kate uscirono dalla loro scatola magica e salparono alla ricerca del tesoro nascosto. Isola del pappagallo, arriviamo! Kit, se il tesoro è sotterrato, come faremo a scavare? Mamma, mi serve una pala?
Sì, è proprio quello che ci serve. Mamma, venite! Guarda, quella sembra proprio la pala che usa anche papà per scavare le buche in giardino. Una pala molto resistente! Già, ma guarda queste, sono molto più carine, non trovi? Una pala molto carina! Sarebbe bellissimo scavare con queste pale! Sì, si abbinano benissimo con i nostri cappelli! Ora sì che sembriamo dei veri pirati! Dei pirati un po' sciocchini! Papà, terra in vista! Kit e Kate arrivarono sull'isola del pappagallo e cercarono sulla mappa il punto dove cominciare a scavare. La mappa dice di guardare sotto l'albero più grande. È quello il più grande? O quello? Nessuno dei due! È quello il più alto! Ora la mappa dice di scavare accanto alla pietra triangolare. Eccola! Quella è triangolare! Molto bene, collega pirata! Scaviamo! Tesoro nascosto, arriviamo! Arr! Nessun tesoro può sfuggire a due pirati come noi! La mia bellissima pala si è rotta! Anche la mia! Arr! Va bene, giovane pirata! Dovremo scavare con i manici! Così non funziona! Queste pale sono orribili! Non riusciremo mai a trovare il tesoro! Arr! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Salve, pirati! Che succede? Volevamo trovare il tesoro nascosto! Avevate una mappa e una pala, vero? Sì! Allora qual è stato il problema? Le nostre pale si sono rotte! Non ho mai visto una pala di metallo rompersi così! Queste non sono di metallo! Abbiamo scelto quelle più carine! Arr! Saranno pure carine, ma certo non sono abbastanza resistenti per scavare un tesoro! Servono soltanto a stare appese al muro per bellezza, capite? Ma sembravano fatte d'oro! E si abbinavano benissimo coi cappelli! Arr! Hehe! Siete venuti qui per sembrare carini oppure per dissotterrare il tesoro nascosto? Noi siamo venuti per il tesoro! Ma queste pale erano molto più carine di quelle di metallo! Ehi! Ho capito adesso! Se hai un compito e lo vuoi portare a termine, devi scegliere gli strumenti più adatti per poterlo fare! E non quelli più carini! Beh, direi che come ragionamento è più che esatto! Grazie, papà! Ehi! Come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kit! Ma stavolta sceglieremo lo strumento più adatto! Ben detto, compagno pirata! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro caccia al tesoro. Ma questa volta, quando scelsero gli strumenti... Queste sono molto carine, ma si romperebbero. Sì, sono carine, ma ci servono pale resistenti e queste qui non credo che lo siano. Ecco fatto! Delle robuste pale di ferro, proprio come quelle di papà. E con dei veri strumenti, Kit e Kate dissotterrarono il tesoro in un battibaleno. Il forziere del tesoro nascosto! Wow! Le pale hanno funzionato! Evviva! Proprio così, Kate! D'ora in poi sceglierò lo strumento più adatto per ogni lavoro! E non quello più carino e basta! Anch'io, pirata! Usando gli strumenti adatti, Kit e Kate scoprirono il tesoro! E impararono una lezione di cui fare tesoro! Mamma! Il paese dei dolci. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, un libro di favole! Oh, andiamo nel paese dei dolci e viviamo una favola tutta nostra! Sono d'accordo! Forza, amicetti, si va! Kit e Kate corsero nel paese dei dolci, il posto più zuccheroso che possiate immaginare. Ma qualcosa non andava. Vi prego, aiutatemi! Kate, guarda lassù! Cos'è successo, madamigella? La strega malvagia mi tiene prigioniera e quando tornerà ha detto che mi trasformerà in una rana! Non preoccuparti, ti salveremo noi! Kit, cerchiamo la porta! Tu va da quella parte! Oh, aia! Non ho visto nessuna porta! Nemmeno io! Ma come salveremo, madamigella? Ah, aspettami qui! Lanciamo questo ramo di liquirizia alla damigella, così si calerà giù! Ottima idea!
troverò qualcos'altro. Userò questo bastone di zucchero come asta e salterò fino alla finestra. Che bella idea! Ma hai pensato a come fare te tornare? Pessima idea. Madamigella, dici che cos'è nella torre? Beh, ecco, ho tantissimi marshmallow. Perfetto, lanciali di sotto. Cosa hai intenzione di fare con i marshmallow? Li useremo per costruire una scala. Una scala? Ottima idea! Ecco che arrivano! Ehi! Madamigella, ne servono ancora! E ora come faremo? Abbiamo provato di tutto! È davvero terribile! È molto più che terribile! Sta arrivando la strega! Beh, buongiorno, bella Madamigella! Scusa se ci ho messo tanto a tornare! Sarà meglio fare in fretta! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Perché avete quelle facce tristi? Non abbiamo salvato Madamigella. E adesso è una rana. E perché non l'avete salvata? Ci abbiamo provato, abbiamo usato qualsiasi cosa, ma è stato tutto inutile. Già, il ramo di liquirizia era troppo corto. E se ci fossimo arrampicati col bastone di zucchero saremmo rimasti lassù. E un enorme pennuto ha mangiato tutti i nostri marshmallow. Visto? Le abbiamo davvero provate tutte! Ho l'impressione che abbiate usato tutto quanto in un solo modo. Che vuol dire? Oh? Un momento, ora ho capito! Se pensassimo a più modi per usare le cose che abbiamo, magari allora troveremmo la soluzione. Sì! E io ho già avuto un'idea grandiosa! Pensi quello che penso anch'io? Penso di sì. Grazie, mamma! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Muoviamoci, Kate! Dobbiamo salvare una damigella! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono di nuovo la loro avventura. Ma stavolta provarono ad usare ciò che avevano a disposizione in modo più creativo. Tranquilla, ti salveremo noi! Forza, Kate! Lega il ramo al bastone! Giusto! Cosa avete intenzione di pescare? Vedrai! Adesso ci serve un marshmallow! Ne ho qualcuno quassù! Lanciane uno giù! Veloce! Ecco fatto, Kate! Ora seguimi! Eccolo che arriva! Vieni qui, uccellino! Sta funzionando! Salta su, Kate! Oh! Sali a bordo, Madamigella! La tua carrozza finalmente è arrivata! Siete riusciti a salvarmi! Oh, voi due siete i micetti più dolci che ci siano! Oh, ma figurati! Kit e Kate riportarono la damigella al suo castello, dove visse per sempre felice e contenta. In fondo al mare. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, Kit, maschere da sub! Allora oggi faremo i subacquei? Alla barriera multicorallina! Sì! Forza, micetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola magica e si immersero nel fondo dell'oceano. Non avevano mai visto niente di simile prima. È davvero bellissimo! Ciao, pesciolini! Guarda laggiù, una sirena! Ciao, sirena! Ma che bel gioiello che hai appeso al collo! Ti ringrazio! Una, due, tre, quattro, cinque bellissime perle! Ci puoi dire dove si trovano? Proprio laggiù, in quelle conchiglie! Queste perle crescono dentro le ostriche! Ehi, Kit! Raccogliamo anche noi cinque perle e facciamo una collana! Sì! Per la mamma! Le ostriche sono gentili? Con me lo sono state, ma ricordate, le ostriche sono molto affezionate alle loro perle. Grazie, sirena! Guarda, ogni ostrica ha una perla! Ma allora è semplice! Stanno sbadigliando! Chiediamogli le perle prima che si addormentino. Perché disturbarle? Aspetteremo che si addormentino e le prenderemo. Ma ricordi, sono molto affezionata alle perle. Vedrai che capiranno, ci servono per fare la collana. Sì, forse è vero. Si sono addormentate.
Una, due, tre, quattro, cinque! Cinque perle! Evviva! Ehi! Ci hanno rubato le perle! Azzuffiamoli! Scappiamo! Oh. Ah! Aiuto! Guarda! Oh no! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Voi sì che sembrate due micetti piuttosto scossi. Cos'è successo? Non lo so. Noi volevamo solo fare una collana di perle come quella della sirena. Ma le ostriche hanno cominciato ad inseguirci e volevano morderci. Allora, voi gli avete chiesto le perle e loro vi hanno inseguito. Ecco, non gliele abbiamo proprio chieste. Perché no? Non volevamo disturbare il loro riposo. Così quando si sono addormentate le abbiamo prese. E le ostriche erano contente quando hanno scoperto cosa avevate fatto? Contente? Erano tutte davvero infuriate. E perché alla sirena le avevano lasciate prendere? Deve averle chieste prima, perché le ostriche adorano le loro perle. Ehi! Ora ho capito! Se vuoi qualcosa che però non è tua, devi chiedere il permesso prima di prenderla. Grazie, mamma! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kit. Ma questa volta assicuriamoci di chiedere il permesso. Invece di prenderle, basta. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro avventura. Ma questa volta, quando andarono dalle ostriche... Chiedo scusa, vedo che state per fare un pisolino. Ma vorremmo fare una collana per la nostra mamma. E vi saremmo immensamente grati se poteste darci alcune delle vostre bellissime perle. Certo! Grazie! Kit, ha funzionato! Una, due, tre, quattro... Sembra che tu non voglia darci la tua perla, vero? Non fa niente, noi lo capiamo. Grazie lo stesso. Ora mi sento molto meglio. Anch'io, Kate. Andiamo, è rimasta un'altra ostrica. Ci scusi, potremmo avere la sua perla per piacere? Nessun problema. È enorme! Kit e Kate usarono le perle per creare una bellissima collana per la loro mamma. Guarda, mamma, una collana di perle! Che belle! Ma per me siete voi, le vere perle. Siete stati molto carini con le ostriche. E anche con me. Gita al Polo Nord. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Non lo so. Vediamo che c'è nella scatola. Ehi, Kit, cos'è quello? È una bussola. Serve a dirti dov'è il nord. Vuoi dire che possiamo usarla per andare al Polo Nord? Ottima idea! Potremmo usare la mongolfiera! Così ci andremo volando. Forza, amicetti! Si va! Kit e Kate andarono dritti alla loro mongolfiera e cominciarono a fantasticare su cosa avrebbero fatto al Polo Nord. Possiamo costruire un gigantesco pupazzo di neve quando arriviamo. Ovvio, sarà divertente. Ecco, Kate, tieni la bussola al sicuro. Io chiamo le paperelle. È davvero stupendo. Anche se faccio ruotare la bussola, l'ago continua sempre a puntare il nord. Ma Kate non era l'unica ad essere affascinata dalla bussola. Mm? Ehi, quello cos'è? Che si arrabbierà tantissimo con me. Meglio se non glielo dico. Eccoci qui, Kate. Forza, salite tutti sopra. A nord andiamo e con la neve giochiamo. E adesso che cosa farò? Allora, Kate, da che parte è il nord? Ecco, è di là. No, scusa, volevo dire è di qua. Di là o di qua, Kate? Devi guardare la bussola! Dov'è finita la bussola? Ecco, c'è un topo spaventoso e lui me l'ha rubata! Un piccolo topolino ti ha rubato quella bussola gigante? No, questo topo era enorme! Davvero tanto enorme! Dobbiamo recuperare quella bussola, Kate! Da che parte è andato? Ah no, non è scappato in realtà. Il topo era gigantesco e se l'è mangiata! Kate, ha spaventato le paperelle!
Kate, da che parte andiamo? Non lo so, ma di sicuro non da questa parte. È andato tutto a rotoli. Non ho né la bussola né la mongolfiera. Non riusciremo mai ad arrivare al Polo Nord. Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Cos'è successo alla vostra mongolfiera, amicetti? Stavamo andando al Polo Nord per giocare con la neve, ma siamo finiti qua. Per quale motivo? Perché Kate prima ha perso la bussola e poi si è inventata un sacco di frottole. E come mai? Perché non riuscivo a trovarla e non volevo che Kate si arrabbiasse con me. E dire bugie ti ha aiutato a ritrovarla? No. Adesso ho capito! Se avessi detto a Kate cosa era successo, mi avrebbe aiutata a cercarla. Sì, e in quel caso poi avremmo avuto almeno una possibilità. Grazie, papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Ti chiedo scusa, Kit. Proviamoci di nuovo. Ma questa volta, se succede qualcosa di brutto, prometto che te lo dirò all'istante. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate si prepararono di nuovo per la loro avventura sulla mongolfiera. Ma questa volta... Ehi, quello cos'è? Oh no, caro signor Topolino, non avrò paura questa volta. Ehi, quello cos'è? Oh no, Kit si arrabbierà di sicuro. Ma questa volta gli dirò la verità. Mi dispiace moltissimo, Kit. Ma c'era un topolino che mi ha spaventata e mi è caduta la bussola nel lago. Puoi aiutarmi a ritrovarla? Ma certo, Kate, però c'è un problema. L'acqua è troppo profonda per noi. Vuol dire che andrete voi a cercare la bussola? Grazie! Evviva! L'hai trovata! Grazie, paperelle. Sono davvero felice di aver detto la verità questa volta. Anche io! Tutti a bordo! Al nord andiamo e con la neve giochiamo! Così Kit, Kate e le paperelle volarono al Polo Nord, dove finalmente poterono costruire un bellissimo, enorme topo di neve.